sport, natura e tradizione, in un connubio perfetto nella terza edizione del Polo degli Ulivi, manifestazione ideata, promossa e organizzata dall'associazione sportiva Horse Club Piana degli Ulivi, presieduta da Nino Piccolo e dall'imprenditore fasanese Enzo Cardone. Una manifestazione che, nata a Fasano, ha assunto sempre più importanza e grazie all'arrivo di partner di spessore come Natuzzi e Maldarizzi è diventato un evento suddiviso in 4 tappe. Ieri, sabato 1 giugno, a pochi chilometri da Savelletri si è disputata la terza tappa, quella fasanese appunto, che ha visto un'ottima risposta di pubblico. 2 trofei in palio, Coccaro Polo Club, vinta dalla squadra Maldarizzi Mercedes Team, con Masseria Pettolecchia al secondo posto, e la Olivet 3 Polo Cup, vinta da Torre Coccaro Team, che ha battuto il Natuzzi Polo Team. Nino Piccolo, Polo e Puglia, un binomio vincente? È un binomio, mi sembra, felice, perché abbiamo iniziato 3 anni fa per scherzare e quest'anno ci troviamo ad aver organizzato un tour di 4 date in 4 location diverse in Puglia: Taranto, Fasano, che è il luogo naturale dove il Puglia è arrivato in Puglia, Alezio e Oria, quindi su 3 province, Brindisi, Taranto e Lecce. Al di là del nostro piacere di giocare questo bellissimo gioco, questa terra si presta per lo sviluppo che sta avendo e si merita di avere un evento di questa caratura, che è una caratura internazionale. Quest'anno abbiamo giocatori che vengono dall'Argentina, dalla Germania, da Santo Domingo, dagli Stati Uniti, diventano tutti testimonial che poi tornano a casa propria e raccontano la Puglia. Ospite d'eccezione, nella doppia veste di commentatore e di giocatore, Roberto Ciuffoli. Sono felicissimo di essere qua. Felice di essere in Puglia, felice di giocare a polo, ma quello insomma è una passione che sono due passioni che vanno avanti insieme da tanto tempo. Polo e Puglia, dicevo, insomma, finalmente un bel binomio, finalmente è stato portato il polo in Puglia, un gioco che è molto bello, meraviglioso, in una terra che non ho certo bisogno che lo dica io quanto è bella, e che però non aveva mai visto il polo, cioè non si giocava a polo al di sotto di Roma. Adesso invece finalmente, per questa iniziativa di Nino Piccolo e Enzo Cardona, sono riusciti ad organizzare una cosa eccezionale, insomma, quindi guarda, siamo in bocca al lupo per la partita, per Carpi il lupo, grazie e buon divertimento, grazie. Ciao.